alle 7.34 e 13 secondi spalanchiamo le porte dello studio di Buon Mattino per augurarvi una buona giornata e augurarla a te Giacomo, buongiorno. Buongiorno a te Antonella, buona giornata a te, che possa essere una buona giornata per tutti quanti voi e per tutte voi che ci seguite. Beh, noi ci facciamo il possibile insomma per rendervi almeno il mattino bello e gradevole. Quest'oggi sicuramente per noi lo sarà, perché torna a trovarci Don Gianni Castorani. Forse ricorderete che qualche tempo fa ci ha raccontato di una storia di malattia, di guarigione e di grazia che lo ha riguardato in prima persona. Quest'oggi torna da noi perché questa storia è diventata un libro che possa essere di esempio, di testimonianza per tutti quanti. Testimonianza ed esempio che vogliamo ripercorrere anche vivendo la Quaresima, ma facendolo con le storie di santi. Ovviamente ci viene in mente Santa Rita, essendo giovedì e essendoci la pia pratica dei giovedì di Santa Rita, ma lo vedete anche Carlo Acutis, San Francesco, Santa Veronica Giuliani, quei santi che hanno vissuto talvolta sul proprio corpo proprio le sofferenze della passione. E alle 7.35 vogliamo anche raccontarvi una storia di amore tra i fornelli, quindi io vado nella cucina di Buon Mattino a dare il buongiorno a Silvia Marconi e a Daniele Cucina, di nome e di fatto. Buongiorno e benvenuti. Buongiorno, buongiorno. Grazie. A voi. Allora, fra poco racconteremo come la vostra storia è diventata anche un libro, un'esperienza da raccontare, e che già vi dico il titolo, si chiama Il gusto della tenerezza, 18 menù per la felicità degli sposi. Ne parliamo però fra poco, ma teniamo un po' la suspense, perché innanzitutto vediamo che ricetta proponete, la prima ricetta di quest'oggi. E oggi proponiamo un rotolo di zucchine, speck e scamorza, che è una ricetta semplicissima, però una ricetta molto gustosa. E, è gustosa anche perché può essere usata come antipasto, come contorno, anche come secondo, perché comunque ha del formaggio e dello speck. Idea sfiziosa, sì, che può andare bene anche per il pranzo di quest'oggi. Quindi io già vi do gli ingredienti, così poi cominciamo subito a realizzarla. Per fare questi abbracci, già qua c'è amore, abbracci di zucchine, speck e scamorza, vi occorreranno 2 zucchine, 100 g di speck, stessa quantità di scamorza a fette, pan grattato oppure pane raffermo, del basilico, un ciuffetto di prezzemolo, 50 g di parmigiano grattugiato, un po' di concentrato di pomodoro, olio, sale, pepe quanto basta e quanto basta naturalmente di abumi. Come esatto. Procediamo? Allora, ci dividiamo, Daniele, sì, che è il più preciso della famiglia, appunto, taglierà le zucchine e io procedo con la preparazione dell'interno, insomma. Benissimo, benissimo. Allora. Signor preciso, signor Daniele, come ce le taglia queste zucchine? Queste zucchine le togliamo prima la parte esterna, in questo momento ne facciamo, poi le tagliamo della lunghezza della zucchina con una mandolina e le andiamo ad adagiare poi su un tagliere dove le farciremo con lo speck e con la scamorza. Perfetto, devono essere quindi molto sottili, sì, molto regolari fra loro. Sì, esatto. Sì, esatto, esattamente. Essere insieme in cucina non è una cosa così banale, perché chi cucina con qualcuno sa che comunque insomma un po' a volte ci sono dei ruoli che tendono ad accavallarsi. Quando qualcuno taglia le zucchine dice ma forse le stai facendo un po' troppo grosse, sì. E, insomma è un'alchimia anche quella, esattamente sì, come esatto. Si verifica nei piatti così è come si verifica in cucina. E queste ricette sono un po' frutto anche dell'alchimia vostra. Sì, assolutamente. Noi diciamo che non cuciniamo molto spesso perché lui è più che altro al lavoro, però abbiamo dei momenti in cui ci piace cucinare insieme, sì. Ognuno fa la sua cosa però, perché sennò si va a finire appunto a litigare. Che litigare. Assolutamente. Insomma, sì. Perché possa venire fuori un piatto che possa essere buono bisogna che ci sia armonia. Hai aggiunto un po' di passata di concentrato, scusami, di pomodoro. Sì, esatto. Un pochino di prezzemolo, il basilico, e manca l'olio. Eccolo, lo passo io. Sì. E volendo si può anche tritare con un mixer oppure sì, possiamo... Sì, anche meglio. Diciamo che con il mixer vengono le foglioline un pochino più tritate, però a me questo verde che si vede sopra le zucchine sinceramente va bene. Ti garba, piace, benissimo. Sì, sì, esatto. Allora, mentre noi continuiamo a cucinare, io cerco di capire qualche trucco non solo della cucina ma anche dell'amore che comunque non guasta mai. Antonella, veniamo da te per raccontare una bella storia. Una bellissima storia di cui siamo davvero felici di dare il buongiorno e il bentrovato a Don Gianni Castorani, fondatore della Scuola di Evangelizzazione Jeunesse Lumière Italia. Don Gianni, anzitutto buongiorno. Buongiorno, grazie. Allora, per i nostri telespettatori un po' ti conosciamo, l'ultima volta che sei venuto siamo partiti da una notte in particolare che in qualche modo ha cambiato la tua vita e ti ha dato una vita in più, che è il titolo del libro di cui parleremo stamattina. La notte in cui a un certo punto tu eri solo nella tua stanza,
ti colpisce un ictus. La situazione sembrava completamente disperata, anche perché i soccorsi ci mettono un po' di tempo ad arrivare, un po' perché eri solo, un po' perché addirittura sbagliano strada. Arrivi in ospedale e la situazione sembra davvero critica, sembra non esserci nulla da fare, o se quantomeno ci fosse qualcosa da fare non saresti mai tornato quello di prima. Di fatto non sei tornato quello di prima, ma non perché porti dei grandi segni della tua malattia, ma perché in realtà in quell'ospedale tu hai sentito l'abbraccio del mondo che ti stava intorno, dell'affetto che ti arrivava tramite centinaia di preghiere e di tanti medici che hanno definito addirittura la tua guarigione miracolosa. Ho fatto questa premessa per raccontare dove ci eravamo lasciati l'ultima volta, certo. Però vorrei ripartire da un Gianni bambino, in realtà non ancora nato, da un amore con Maria che ti porterai durante tutta la tua vita, ma non sapevi di avere, perché è addirittura la tua mamma che in qualche modo, prima che tu nascessi, prima che tu fossi concepito, ti affida a Maria. Sì, praticamente mia mamma, dopo aver avuto mio fratello, non riusciva ad avere altri bambini. Infatti sono nato 18 anni dopo, quindi un bel po' di tempo. E allora ha fatto una preghiera a Maria, una novena, e alla fine di questa novena proprio ha fatto un sogno, ha visto proprio Gesù al centro e degli angeli vestiti di azzurro a destra e di rosa a sinistra, e Gesù che dice: chi vuole andare da questa mamma? E parte un angioletto vestito di azzurro, e mia madre dice: allora io farò un figlio maschio. E la preghiera che lei aveva fatto prima della mia nascita, no? Diceva: Signore, ma dammi un altro figlio, se me lo darai io lo darò a te. Quindi ero spacciato prima di nascere. Eri spacciato prima di nascere? Mai avresti pensato di diventare sacerdote? No, mai nella mia vita, perché la mia vita, insomma, fin quando ero piccolo avevo una passione forte per il calcio. Mi ricordo a 5 anni mettevo la mia nonna in porta con la scopa, cioè giocavo a calcio tantissimo. E quindi il mio sogno era diventare un calciatore. Infatti all'età di 13-14 anni... Credo che tra quelli ci sei tu. Sì, sono questo di qua. Quello capellone lì sotto. Sì, quello, il terzo là. E quindi avevo cominciato a giocare nella squadra del mio paese, poi piano piano sempre più squadre importanti, fino a fare dei provini in squadre di Serie A, Fiorentina, Inter, eccetera. E poi, quando questo sogno sembrava realizzarsi, e invece poi i miei mi hanno detto: ma no, andare a Milano, all'Inter, insomma, è un po' distante a 13 anni. E quindi di lì, diciamo, è nata un po' una ribellione verso di loro, verso questo sogno che non si realizzava. E da lì ho cominciato a vivere un po' così, ecco, qui andare fuori in discoteca, tornare tardi la mattina, insomma. E la mia mamma pregava molto per me. E tra l'altro, diciamolo, non ti aveva mai detto di questa promessa che aveva fatto, non ti aveva mai detto che aveva detto: se tu mi dai un figlio, Signore, io in qualche modo te lo ridarò. Inizia un momento di ribellione, tu lo definisci così, hai, diciamo, una vita, quella di un giovane qualsiasi, diciamo, senza grandi dissennamenti, però comunque la vivi molto in maniera leggera, in maniera molto frivola, se così volessimo dire. Addirittura inizi a fare un corso per disc jockey. Disc jockey, sì. E da lì però qualcosa inizia a cambiare. Che cosa succede nella tua vita, Don Gianni? Ma succede che mia mamma non smette mai di pregare per me. Lei mi ha consegnato a Maria. Infatti, quando è andata a Medjugorje, ha scritto il mio nome sulla croce blu e ha incontrato Maria, la gente di Medjugorje, che poi diventeremo poi amici dopo, e gli dice: guarda, io non so più cosa fare con questo figlio, lo consegno a Maria. E lei dice: va bene, durante l'apparizione pregherò per lui. Quindi ecco, questa presenza di Maria lungo tutta la mia vita, anche quando io non ci pensavo neppure. Poi mia mamma va anche a Lourdes, torna da Lourdes, prende l'acqua benedetta di Lourdes, ogni giorno viene, dice, la mia camera con l'acqua di Lourdes. Quindi ecco, una presenza costante, una preghiera costante di Maria durante tutta la mia vita. Poi a un certo punto, dopo 7 anni di fidanzamento, ci lasciamo, mio papà ha un ictus, io perdo il lavoro, quindi in un momento di crisi dico: Dio, se tu esisti, dammi un segno che esisti. E qui ecco avviene il momento
uno dei momenti più importanti della mia vita a Rimini nel 94 con padre Emiliano Tardif, che sarà presto beato, e lui dice durante la preghiera di guarigione: c'è qui una persona malata, una sclerosi multipla, una persona paralizzata, il Signore ti guarisce, alzati e cammina. E io vedo questo segno, questa persona che si alza dalla carrozzina e inizia a camminare. E io rimango stupefatto davanti a questo, e da lì ecco comincio a piangere, torno a confessarmi e inizia, diciamo, un cammino nuovo. Un cammino di conversione che però ancora non ci spiega come mai adesso tu porti quel colletto, diventi poi sacerdote, fondi addirittura una scuola di evangelizzazione qui in Italia, a Bagnaripoli, dopo la pubblicità andremo, continueremo ovviamente con il racconto di Don Gianni, capiremo come la Madonna anche nel momento della tua malattia, quest'ultima che abbiamo raccontato, si è fatta presente in maniera concreta nella tua vita, e andremo anche a scoprire un bambinello che è custodito proprio all'interno della scuola di evangelizzazione. Dopo la pubblicità, rimanete con noi. Una vita in più è il nuovo libro di Don Gianni Castorani, che racconta un po' la sua storia, che stiamo cercando di mettere insieme pezzetto dopo pezzetto. Don Gianni, prima della pubblicità ci siamo lasciati alla tua conversione. Stiamo parlando anche di come Maria in qualche modo è stata presente sempre nella tua vita. Abbiamo parlato della tua conversione, ci siamo lasciati più o meno al 94, quando inizi un percorso di fede, di cambiamento. Da qui però non abbiamo detto come invece arriva quel colletto e quindi la tua vocazione. A un certo punto tu eri in Sicilia, è passato qualche anno, siamo diciamo intorno ai primi anni 2000, e entra una ragazza in chiesa, tu eri lì per fare servizio con le sentinelle del mattino, entra una ragazza in chiesa che in qualche modo ti colpisce particolarmente. Sì, è una ragazza che era lì, che stava passeggiando, e l'hanno invitata in chiesa per un momento di evangelizzazione, e io l'accolgo, comincio a parlare con lei e lei mi racconta tutta la sua vita. Comincia a piangere. Allora io dico, adesso devo portarla da un prete per la confessione. cerca, nella casa non c'era neanche un prete. Mi rivolgo al Signore e gli dico, ma Signore, ma è possibile neanche un prete per confessare questa ragazza? E nel mio cuore sento una parola che mi dice, ma io ho chiamato te. E dico, Mario, ho fatto la preghiera sbagliata. Perché dicevo tutto, ma prete no, Signore, tutto, cioè missionario, quello che vuoi. Ma... E invece lì ho sentito proprio che il Signore mi chiamava a questo. E poi tornando a casa ne ho parlato con mio padre spirituale, poi col vescovo, però ecco, e gli ancora dicevo... Ancora non eri convinto, ancora no. Volevi un segnetto, volevi qualcosa che confermasse quel sigillo di cui talvolta parlano le scritture. E quindi arriva il settembre del 2006, quando tuo papà sta male. Sì. E tu a un certo punto lì dici, dammi un altro segno, Signore, se questa è la mia chiamata, confermamelo in qualche modo. Sono peggio di Tommaso. E praticamente mio papà stava male, stava per morire. Io avevo deciso sì, di entrare in seminario, ma non ero proprio, cioè ero convinto, ma Signore, ti chiedo un segno. Io va bene, ho deciso, vado in seminario, però ecco, ti chiedo di portare mio papà in cielo. Però me lo fai capire che lo porti in cielo, e quindi ti chiedo che lui possa morire di domenica e alle 3, perché in casa si pregava la coroncina della mia misericordia, quindi era una tradizione. E insomma, mio papà è morto domenica, 1 ottobre, la festa di Teresina, alle 3. E quindi lì sono rimasto così, ho detto, va bene, Signore, ho capito. Hai capito, e lì inizia un percorso bellissimo che ti porta tra l'altro a fondare la Jeunesse Lumière Italia, che tra l'altro è un luogo veramente veramente bello dove si respira l'aria di famiglia, di amore, quella che in qualche modo la tua mamma Vincenzina, che salutiamo, che ci guarda da casa, benediceva nella tua stanza. E lì è custodito anche un bambinello sì. Miracoloso che ci porta proprio a quell'amore, quella tenerezza di cui stiamo parlando anche dall'altro lato dello studio. Partiamo per Bagno a Ripoli con Giuseppe Chianter. Siamo a Firenze e
Bagno a Ripoli, nel Monastero dello Spirito Santo, che era un'ex colonia medievale, poi nel XIX secolo è diventato un monastero. La fondatrice è Santa Umiltà e qui c'è il corpo incorrotto, che è stato trovato incorrotto e che ha emanato fin da subito un olio santo. Santa Umiltà aveva avuto un'apparizione della Madonna che le aveva fatto vedere il bambino Gesù e lei l'ha fatto riprodurre, ha fatto riprodurre lo stesso bambino che ha visto nell'apparizione da un falegname in legno, quindi, e questo bambinello miracoloso perché una sera la santa, benedicendo le sorelle, le monache, il bambinello ha tirato fuori la manina dalla fascia. Tante persone vengono qui per chiedere la grazia, soprattutto le donne che non riescono ad avere un figlio. Oggi il monastero è la sede della scuola di evangelizzazione Jeunesse Lumière, è la sede principale, diciamo la casa madre in Francia, questa è la sede italiana. È diciamo una comunità di giovani dai 18 ai 30 anni che donano un anno della loro vita a Dio, un anno di formazione, di comunità, di missione, di preghiera. È un anno cerniera, diciamo, in cui i giovani possono fermarsi e ripartire poi nel mondo con una nuova spinta. Ogni due anni si va in missione, nelle scuole, nelle spiagge, nelle carceri, nelle discoteche, a incontrare proprio i giovani, perché è una scuola di giovani per i giovani e nello stesso tempo la missione è di giovani che vanno verso altri giovani e raccontano quello che per loro è stato l'incontro con Dio. Per me è stato bellissimo vivere, è stata una scoperta, lo sguardo profetico, che è un aspetto della scuola molto importante, è un punto fondamentale, cioè guardare l'altro come Dio lo guarda, che è una cosa che, difficile da mettere in pratica sugli altri, ma soprattutto su di sé. Consiglierei questa esperienza a tutti i giovani che sono in ricerca, che desiderano conoscere se stessi, conoscere Dio veramente fino in fondo e anche magari fare un discernimento sulla propria vocazione, ma soprattutto per chi desidera testimoniare. Quando hai la gioia nel cuore e non ce la fai a tenerla per te, ma vuoi ridonarla. E per me l'evangelizzazione è stato questo ed è stata la gioia più grande. Una gioia più grande, Don Gianni, che in realtà tu hai collezionato tante volte nella tua vita, l'hai collezionata nella vita di uomo e di sacerdote. La scuola di evangelizzazione per te è casa, ovviamente. Quei ragazzi ti hanno salvato la vita perché abbiamo fatto un'introduzione, ma a quei ragazzi tu devi questa vita in più in cui parli nel libro. Non abbiamo tantissimo tempo, però c'è ancora qualcosa da raccontare rispetto a Maria presente nella tua vita e questo ci porta a Medjugorje e ci porta a Medjugorje in maniere tanto diverse tra loro. C'è un canto per chi è stato lì che dice «Gospa maika moja kraljica mira». È quel canto che tu hai sentito nel tuo cuore quando stavi male e quel canto che hai ritrovato poi il 13 maggio, un giorno non casuale. Sì, praticamente era la festa, cioè mi stavo preparando a questa festa con una novena. Mi ricordo che ero in contatto con una ragazza spagnola della scuola di evangelizzazione di Francia, mi mandava alla novena ogni giorno. E quindi stavo pregando, pensa, in spagnolo, la novena. E quindi quando è arrivato poi il 13 maggio, la mattina, prestissimo, verso 5:30-6, ho sentito ai piedi del letto la presenza di Maria, ma così forte che mi sono messo a piangere, mi sono commosso ancora oggi, pensandoci, veramente una tenerezza incredibile. E Maria mi dice, non temere, guarda, io sono qui con te. E quindi la sua presenza è sempre stata vicino a me e l'ho sentita molto forte in quel giorno lì. E l'hai sentita forte anche quando eri in quel letto d'ospedale? L'hai sentita forte perché io immagino quanti rosari siano stati detti. E il rosario è la vita di Gesù, ma che passa per le mani di Maria. E tu ci hai tenuto tra l'altro a ringraziare le persone che pregavano per te, nonostante per te fossero veramente giorni assurdi, non sapevi se avresti recuperato la parola, non sapevi, addirittura ti dicevano fai la domanda di invalidità e tu dicevi no perché la Madonna me l'ha detto che tutto tornerà come prima. Sì, e praticamente io ho questa amicizia con Maria che è una veggente di Medjugorje
E quindi ogni giorno, insomma, si pregava insieme, lei mi mandava i messaggi e mi diceva: non ti preoccupare, io prego per te ogni giorno. E quindi io, ecco, ero sicuro, insomma, ero contento, sentivo una gioia incredibile. E questo accompagnamento di Maria mi ha dato veramente una gioia in questi momenti difficili, in tutti i momenti della mia vita, ma questo in modo particolare. E c'è qualcuno che in qualche modo quella catena dolce che ci rannoda a Maria l'ha voluta espandere a tutti? E sono due tuoi amici, Beatrice Bocci e Alessandro Greco, che ci hanno mandato un video per te. Guardalo. Sorpresa! Ciao Donji! Un bacio a tutto lo studio! Allora, abbiamo voluto essere presenti anche noi con un messaggio oggi. Vedi, io e Ale non siamo neanche insieme perché lui è fuori per lavoro, io sono a casa. Però quando ci hanno chiesto di farti un video messaggio siamo stati felicissimi di farlo. Ringraziamo Dio per questo cammino insieme che ci vede uniti da qualche anno e ancor di più in questo tempo, dove questo episodio straordinario ha un po' sconvolto la tua vita e anche la nostra, ma ci ha fatto risorgere in Cristo insieme a te. E veramente è una meraviglia ciò che il Signore ha compiuto nella tua vita da sempre, ma nell'ultimo tempo in maniera straordinaria. E questo libro di testimonianza, ecco, ci dà proprio il segno di quello che stiamo raccontando. E quindi siamo con te, ti vogliamo sostenere perché questo libro agisca con potenza nel cuore di chiunque lo legge, come una meravigliosa preghiera. T'abbraccio e ti voglio tanto bene. A prestissimo, ciao ciao. Caro Don Gianni, amico, fratello e padre nella fede, e tu ci aiuti a custodire, ad alimentare e a far crescere sempre la nostra fede, perché sei un miracolo vivente e con tutto quello che è successo nella tua vita, ma soprattutto quello che è successo di recente nella tua vita, ci dai testimonianza che nulla è impossibile a Dio. Ti voglio tanto bene, ti bacio, ti abbraccio e anche se tu hai un canale preferenziale, ti benedico. Grazie per tutto. Don Gianni, Beatrice, Alessandro, sono una piccola parte di tutta quella catena d'amore che è arrivata a te e che tu racconti in questo libro che appunto si chiama Una vita in più, un cammino di rinascita e di fede. Loro ti hanno anche scritto la prefazione. E, abbiamo un minuto, ma per chi ci sta guardando da casa e volesse iniziare a leggere questo libro, loro ci hanno detto è un modo per vivere le difficoltà con speranza. Tu che cosa potresti dire? Sì, praticamente è un libro in cui invece di abbandonarsi di fronte alla sofferenza possiamo decidere di fare due cose. O di chiudersi e quindi di arrabbiarsi e di ribellarsi e dire perché a me? Oppure di aprirsi a qualcosa di nuovo, perché sono convinto che dietro la croce c'è sempre la resurrezione. La croce, adesso siamo in cammino di Quaresima, tra un po' la Pasqua, quindi tutto quello che ci capita nella vita, specialmente i momenti più dolorosi, hanno un bene più grande. Spesso le difficoltà, le sofferenze che Dio permette alla nostra vita sono per un bene più grande, non così perché ci piace. E noi speriamo che veramente possiamo in qualche modo intravedere quella luce e quel bene più grande che stamattina dai tuoi occhi traspare. Grazie mille, come grazie. Sempre. A Don Gianni Castorani, fondatore della Jules Lumière Italia, una buona giornata a te e noi grazie. Ci spostiamo per un po' di tenerezza dall'altro lato dello studio, Giacomo. Esatto, la tenerezza è quella della tenerezza in cucina con Silvia e Daniele che stanno procedendo a fare questi abbracci di zucchine, speck e scamorza. Come saranno venuti, come bisogna cuocerli, ve lo diciamo tra pochissimo perché nel frattempo alle 8.03 andiamo a vedere che tempo fa. Meteo! Un buongiorno al tenente colonnello Marco Petriglia, a lei la parola. Buongiorno a tutti voi studio ed un ben trovato a quanti ci seguono da casa. La perturbazione che ha interessato le regioni meridionali nella giornata di ieri si è ormai quasi del tutto spostata verso Levante, lasciando spazio all'ingresso dell'alta pressione praticamente su tutto il paese. Lo vediamo bene dalla moviola da satellite che ancora mostra isolati addensamenti più consistenti sulle regioni ioniche e poi il passaggio di nubi poco consistenti sul resto del paese non ben visibili dall'immagine da satellite.
Per la giornata odierna quindi avremo al nord locali addensamenti più consistenti a ridosso dell'arco alpino e sull'Appennino Ligure, cielo poco nuvoloso o al più velato sul resto del settentrione. Sulle regioni centrali avremo una situazione pressoché analoga, dove ad ampi spazi di sereno si intramezzerà il passaggio di locali nubi alte e sottili che non porteranno alcuna precipitazione. Sulle regioni meridionali avremo ancora qualche residuo addensamento più consistente, ma che già dal tardo mattino, primo pomeriggio, lascerà spazio al cielo sereno praticamente su tutto il meridione. I venti ancora spireranno forti dai quadranti settentrionali sulle regioni meridionali, deboli o al più moderati orientali sulle regioni centrali, deboli variabili invece sul resto del paese. Da molto mosso ad agitato lo Ionio, molto mossi basso Adriatico, Tirreno meridionale e Stretto di Sicilia, generalmente mossi i restanti mari. Concludiamo con il quadro delle temperature massime previste per oggi, che saranno in aumento su Alpi, Prealpi e Sardegna centro-occidentali, in lieve diminuzione invece sul resto del paese. Bene, è tutto anche per oggi con il meteo. Auguro a tutti voi una buona giornata. Arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie, Tenente Colonnello Marco Petriglia. Ci vediamo domani. Di buon mattino. Con Silvia Marconi e con Daniele Cucina stanno realizzando queste ricette fatte di amore zucchine in questo caso, ma tante altre cose, rotolini a bracci di zucchine, speck e scamorza, fatti appunto con la panatura che stavate realizzando. La teglia è praticamente pronta, vedo che li state arrotolando con tutti gli ingredienti dentro, giusto? Sì, sì, giusto. Esatto, ci siamo, insomma, abbiamo quasi terminato. Perfetto, allora okay. Manca l'ultimo, gli diamo una passata nel pangrattato misto come avete detto prima, poi tutti gli ingredienti li ritrovate anche sulla nostra pagina Facebook. Ecco, vedete, questa è l'unione degli sposi in cucina. Esatto. Una passata di misto di pangrattato, una passata di olio. E poi tutto quanto andrà in forno. A quanti gradi e per quanto tempo? Allora, per 20-25 minuti a 170 gradi. Perfetto, allora noi inforniamo nel nostro forno magico e magicamente sono già pronti. Guardate un po'. E questo è l'effetto finale, guardate che belli che sono. E potete anche realizzarli naturalmente, insomma, come a pranzo subito, perché sono veramente, veramente rapidi. Allora, ma se questo non vi basta, ci vuole anche un po' di dolcezza in questo mondo, perché è un mondo amaro a volte, e quindi lo strudel è un'altra opportunità. Allora, vi do subito gli ingredienti così cominciamo a farlo, certo. E poi ci facciamo anche una chiacchierata sulla vostra storia contenuta nel libro. Per fare lo strudel vi occorre un rotolo rettangolare di pasta sfoglia, 650 g di mele renette o golden, 40 g di pangrattato, un po' di uvetta, un po' di noci, un po' di pinoli, 50 g di zucchero di canna, stessa quantità di burro, succo di un limone, 2 cucchiai di rum, se piace, 2 cucchiai di marmellata di fichi e poi per spennellare un po' di latte, zucchero a velo e zucchero di canna. E possiamo intanto cominciare ad... Come sempre lì quella le mele, perché... Perché è preciso. Perché è preciso, esatto. Allora, lo dicevamo, il gusto della tenerezza è il libro che avete realizzato, 18 menù per la felicità degli sposi, edito da Tau Editrice. E come nasce questo libro? Beh, nasce dopo un momento di grande difficoltà che abbiamo passato e che spesso gli sposi attraversano anche questi momenti. Un anno difficile dove ci siamo incontrati casualmente ad una cena a casa degli amici con Don Carlo Rocchetta. E da lì è nata, dato che ho saputo che lui era un po' goloso, ogni volta che andavo a trovarlo gli portavo un dolce, perché ecco, appunto, per me è una passione la cucina. E da lì ci ha proposto lui di scrivere questo libro che parla appunto di tenerezza e di cucina. Non è un ricettario, ma è un'unione delle due cose, insomma. Ed è frutto veramente della vostra esperienza che va avanti da tantissimo tempo, perché vi conoscete da 23 anni, sì, e quindi insomma veramente da tanto. Oltretutto, queste due qua
si sono conosciuti complice Suor Roberta Vinerba, che conoscete anche voi che ci seguite da casa, perché vi siete conosciuti a un campo Prepo, giovani. Ai campi estivi che facevamo nella parrocchia di Prepo e ora che facciamo a Castel del Piano con Don Francesco. Sì. E quindi è scattato un colpo di fulmine? Sì, più o meno. Diciamo un fidanzamento complicato che però ecco poi... è sbocciato un matrimonio, ecco. E che vi ha visto appunto andare avanti per tanto tempo. Volevo chiedere a Daniele, che sbuccia mele con una precisione invidiabile, anche nei momenti difficili della vita di coppia, io immagino che poi uno cerchi anche di riscoprire, no, quel sapore, quel bello che ha contraddistinto le prime fasi, i primi anni di conoscenza, di fidanzamento, eccetera. A volte non è semplice perché poi le traversie della vita sono tante, però ecco, riscoprire quel bello, quella cosa importante che insalda una coppia, penso che sia una cosa fondamentale per andare avanti, forse anche riscoprirla ogni giorno. Sì, la difficoltà forse è anche quella, ritrovarsi ogni giorno, perché siamo presi sempre dal correre, no? dai mille impegni, e difficilmente ci fermiamo e stiamo insieme, o ci guardiamo un film insieme, ci abbracciamo, ci diciamo parole dolci. La tenerezza comunque ha sempre fatto parte della nostra famiglia, anche con i figli, ma a volte è venuta meno, e quando è venuta meno è stato per noi, ecco, un problema. Abbiamo ricevuto una seconda opportunità grandissima, noi diciamo che proprio abbiamo ricevuto una grazia, perché abbiamo un nuovo matrimonio, rinnovato sicuramente in Dio e rinnovato tra di noi, con i figli che... sono una gioia grandissima, e questo ci dà la forza per andare avanti. Tra poco li vedremo anche, Lucia, Gabriele e Sara, i vostri tre gioielli, tre figlioli, ma nel frattempo andiamo da Antonella, perché la vostra storia diventa ancora più ampia. Eh sì, Giacomo, perché in realtà l'avete nominato qualcuno che è stato un po' complice del libro e tra l'altro delle preghiere custodite all'interno del libro, è Don Carlo Rocchetta, con cui ci vogliamo subito collegare, fondatore della Casa di Tenerezza di Perugia. Buongiorno, Don Carlo. Buongiorno. Allora, ce ne andiamo un attimo in pubblicità, in modo tale che allarghiamo la nostra chiacchierata a 360 gradi per capire che cos'è la Casa della Tenerezza e come in qualche modo tu, Don Carlo, hai accompagnato i nostri sposi in quel cammino di tenerezza. Pubblicità. Tornati in diretta di Buon Mattino, il nostro studio è circondato di tenerezza. Se da un lato vediamo Giacomo, Silvia e Daniele in cucina a preparare una delle ricette contenute nel libro proprio Il Gusto della Tenerezza, dall'altro lato abbiamo visto collegato e abbiamo già salutato Don Carlo Rocchetta, che è il fondatore della Casa di Tenerezza di Perugia. Don Carlo, in qualche modo Silvia e Daniele ci hanno detto: noi abbiamo avuto una seconda possibilità. Questa seconda possibilità è derivata anche da un lavoro, un cammino che avete fatto insieme nel centro familiare della Casa della Tenerezza. Ci spieghi che cos'è questo centro familiare? Ecco, proprio in questi giorni abbiamo compiuto 20 anni da quando siamo nati. 20 anni in cui abbiamo servito le coppie, i fidanzati, gli sposi, soprattutto le coppie in difficoltà. Abbiamo scoperto che la tenerezza è quella medicina che permette di guarire, la terapia che permette di guarire da qualunque situazione di crisi. E devo dire che la tenerezza è veramente l'anima del vissuto degli sposi e dei genitori. In questo centro noi cerchiamo di far scoprire la tenerezza fra gli sposi come tenerezza amante e poi la tenerezza verso i figli, perché la famiglia è una comunità della tenerezza di Dio. E abbiamo scoperto che questa dimensione della tenerezza è fondamentale, perché gli sposi sono felici se si amano con tenerezza. Io non vi ho ancora dato la possibilità di salutarvi, Don Carlo. Silvia e Daniele ovviamente ti vedono e ti sentono e sentono ciò che stai raccontando, un po' del loro cammino, del cammino che fai, come ci dicevi tu, da 20 anni con tante coppie, tanti sposi. Non è solo un pregare insieme, ma è anche un vivere quotidianamente l'impegno e il servizio. Li stiamo vedendo mentre nel frattempo mettono... Tu l'hai assaggiato il loro strudel di mele? Certo, è bravissima Silvia, mi ha portato dei dolci, poi ha detto lei giustamente che sono golosissimo, mi ha portato dei dolci speciali, è bravissima. E questo anche suggerì loro di scrivere questo libro, coniugando insieme tenerezza e il gusto del momento conviviale, perché è giusto che anche i momenti del pasto, il pranzo, la cena siano momenti
di affettività, di incontro, di amicizia tra gli sposi, con i figli. Bisogna riscoprire il senso anche del pasto, come nel Vangelo. I momenti fondamentali di Gesù li ha vissuti durante i pasti. Pensiamo alle nozze di Cana, all'invito a Matteo, a Zaccheo, all'ultima cena. I momenti conviviali sono un momento di grazia, quindi deve essere vissuto bene. E il libro di Silvia e Daniele proprio aiutano a riscoprire, con 18 esempi, come il momento del pasto quotidiano, del mangiare insieme, del bere insieme, sia un momento di grazia, per cui tutto è tenerezza, anche in quel momento. In questo tu aiuti anche le persone che leggono il libro, perché ti è stato chiesto di scrivere le preghiere, le meditazioni, in qualche modo quella parte in più, quel pizzico in più, quel sale in più che viene aggiunto alle ricette. Sì, noi lavoriamo molto su questo. Io ho una comunità di sposi che collabora con me e devo dire che insieme stiamo facendo un ottimo lavoro proprio a servizio della coppia, perché il carisma della tenerezza è un dono. Del resto il Papa, che ha celebrato 10 anni da quando è iniziato il suo pontificato, continuamente parla di tenerezza, di carezze, di questo linguaggio che è un po' l'anima della vita della coppia. Quello che è l'anima nel corpo, questa è la tenerezza nella vita degli sposi. E in questo, diciamo, credo che anche tu da sacerdote abbia potuto attingere, cioè vivere quella vocazione. Tu la vivi da sacerdote, sappiamo che anche la vocazione di essere sposi è una parte della Chiesa, una parte fondamentale della Chiesa. Indubbiamente. Tutti siamo chiamati a vivere la tenerezza. Io la cerco di viverla come sacerdote, per il mio servizio presbiterale, con la comunità che mi accompagna, ma tutti devono vivere la tenerezza, specialmente poi gli sposi, perché se non vivono la tenerezza non sono felici. Non sono felici loro, non sono felici i figli. Quindi è fondamentale riscoprire questa dimensione, che poi il sacramento delle nozze è proprio il sacramento della tenerezza di Dio. Il sacramento delle nozze vuol dire Dio Gesù consegna un uomo alla donna, la donna e dice amatevi con tenerezza, come io ho amato la Chiesa. Quindi è il sacramento della tenerezza. E allora, Don Carlo, sappiamo che tra i vari sacramenti c'è la messa che tu devi andare a celebrare, quindi stiamo per lasciarti ovviamente alla celebrazione quotidiana della messa, ma credo che Silvia e Daniele vogliano almeno salutarti, giusto? Ciao Don Carlo. Ciao Don Carlo. Ciao. Ciao, grazie, Silvia, della tua, ciao, presenza. Daniele. Ciao. Grazie mille. Ciao. Siete bellissimi. Bellissimi, bravissimi. Grazie. Sempre grazie. Gentile. Io adesso vado a celebrare la messa, vi ricorderò e ricorderò tutti gli sposi. Grazie. Tutti gli sposi che vivono la siano felici. Grazie Don Carlo. Grazie mille Don Carlo e speriamo magari una volta di averti qua in studio, non a cucinare o se vuoi anche a cucinare, no, però no, magari cucinare, no, non sono capace. Ad assaggiare. Non grazie a Don Carlo Rocchetta, fondatore della Casa della Tenerezza di Perugia. Abbiamo visto però, i nostri telespettatori hanno intravisto nelle immagini e nelle fotografie quelle del matrimonio di Silvia e Daniele. E c'è un'altra persona a noi molto conosciuta, è Don Francesco Buono, parroco di San Pio a Perugia, che ci ha mandato un video per voi. Buongiorno carissimi Daniele e Silvia, sono molto contento questa mattina col vostro libro in mano, Il gusto della tenerezza, di ringraziare il Signore perché la sua mensa si è unita alla mensa della vostra famiglia e va dato di gustare il cibo della risurrezione che ha dato un ordine nuovo alla vostra vita. Ho davanti agli occhi con tanta commozione il ricordo di quel 13 maggio in cui abbiamo celebrato il vostro sacramento del matrimonio e di come Maria è entrata tante volte nella vostra vita per aiutarvi a riempire d'acqua le giare e a donarle a Gesù. La stessa acqua con cui abbiamo celebrato il battesimo dei vostri figli e quella stessa acqua che ogni giorno siamo chiamati a ridonare al Signore. Allora vi dico, adesso che impastate cibi nuovi, lasciatevi sempre impastare dal Signore, perché possa fare di noi quella mensa in cui, dice Chiara Corbella, possiamo sempre sentirci amati e amare. Nel frattempo Antonella ci sta raggiungendo. Beh, ragazzi, Don Francesco ha detto cose bellissime. Sì, veramente. Lui per noi è come un padre, insomma, c'è sempre stato e
ci ha seguito e ci tiene con cura proprio. E allora, dedichiamogli questo strudel che stiamo facendo, già che ci siamo. Sì, molto sì, volentieri. Che cosa avete fatto nel frattempo? Riepiloghiamo brevemente. Sì, allora, abbiamo tostato il burro con il pan grattato. Lui ha naturalmente tagliato le mele. Esatto. E poi abbiamo messo tutto insieme, pinoli. E un'altra cosa, l'uvetta invece l'abbiamo messa un pochino a bagno con il rum e l'acqua, insomma, secondo gli insegnamenti di nonna. Della nonna. Perché la nonna diceva sempre un pochino di rum sui dolci ci va sempre, insomma. Adesso ecco, concludiamo, sì. E la marmellata. Concludiamo con la marmellata di fichi, che è la nostra preferita. Diciamo che secondo noi è quella che si sposa meglio per le mele. Marmellata di fichi. Di fichi. Che ci ha portato Silvia e che ha fatto lei, perché lei dovete sapere che produce mediamente ogni anno tra i 40 e i 50 kg di marmellata, quindi non mi sembra un caso che sia la vostra preferita, diciamo. Esatto, sì, siamo un distributore di marmellata, quello sì, è vero. Marmellate e tenerezza, quindi con loro non si sbaglia. Pasta sfoglia aperta. Pasta sfoglia aperta, stai distribuendo. Sì. Sì, questo passaggio serve proprio perché, dato che non abbiamo cotto le mele, l'acqua del succo non fuoriesce durante la cottura. Dunque, non metterlo vicino ai bordi perché sennò non si chiude. Ecco, va bene così. Andiamo a mettere il composto. Quindi, scusate, io non ho capito. Sì. Quello che avete messo sotto è pan grattato? Pan grattato, esatto. E burro. Sì. Che bello! E il zucchero anche? No, lo zucchero all'interno dell'impasto, del composto. Io voglio ricordare che il vostro libro si chiama Il gusto della tenerezza, 18 menù per la felicità degli sposi, e sfogliando le ricette, questi 18 menù non sono a caso, perché se si leggono i capitoli rispetto relativi ai menù, sposi innamorati, sposi pasticcioni che vivono felici, ma anche sposi tentati, sposi in crisi, ci sono tutte le fasi che attraversa una coppia di sposi, in cui è più facile magari rispecchiarsi per chi lo legge. Quindi è veramente un qualcosa che si offre come un prontuario di tenerezza per le coppie. Manca qualcuno all'appello. Manca qualcuno, li abbiamo nominati prima. La parte fondamentale della vostra famiglia, i vostri figli che vi hanno mandato un video. Guardiamolo insieme. Ciao mamma e papà, stiamo cucinando per voi questa sera. Ci apparecchiamo noi. Ciao, ti voglio tanto bene. Troverete la cena pronta. Ci vediamo stasera. Ciao. E chissà come sarà questa cena, non abbiamo tempo per vedere, diciamo, l'infornamento, se si potesse dire. Tiriamo però fuori lo strudel finito in modo tale che almeno facciamo vedere quello. Allora, questo lo inforniamo a 180 gradi. Mettiamo le zucchine, togliamo quelle e mettiamo lo strudel. Naturalmente, insomma, gli fate le belle strisce che qua non abbiamo avuto il tempo di fare, e guardate che meraviglia che viene fuori. Allora, d'altra parte, qui abbiamo anche allestito, la nostra produzione ha allestito proprio un tavolo fantastico di coppia, e quindi qua ci sta perfettamente il gusto della tenerezza, 18 menù per la felicità degli sposi. Silvia, Daniele, grazie per essere stati con noi, per averci curato la vostra di tenerezza. Grazie. Buona giornata. E un saluto ai piccoli, naturalmente. Ci spostiamo solo per darvi l'appuntamento, adesso c'è il TG Flash e la Santa Messa, e dopo ve l'abbiamo detto, vogliamo vivere la Quaresima insieme ai santi, quei santi che hanno portato sul loro corpo la passione di Cristo. Ci vediamo dopo. A dopo. Francesco, Carlo, Veronica e Rita sono i nomi di quattro uomini e donne fra santi e beati che abbiamo scelto questa mattina per avere un esempio in questa Quaresima. Ci spostiamo verso il centro dello studio per dare il buongiorno e il bentrovato alla nostra guida che ci porterà all'interno di questa santità, Don Roberto Fabiani, parroco di Santi Marta e Biagio. Marta, buongiorno. Bentrovato. Don Roberto, bentrovato. Grazie anche a voi, grazie. Don Roberto, banalmente che significa vivere la Quaresima con i santi? Significa avere un grande incoraggiamento. Santi che ci fanno percepire non la santità come meta irraggiungibile, santi che ci fanno percepire un cammino bellissimo, umano, normale se posso dire, santi che non hanno avuto timore a presentare al Signore la propria fragilità, la propria salita, come dice Papa Francesco nel suo messaggio per questa Quaresima 2023, santi che però hanno saputo fare del crocifisso
la motivazione, il desiderio dei loro desideri, l'icona, ecco, l'icona sempre presente. Venendo a studio, sono stato molto animato dalla parola che è contenuta nella lettera che Paolo scrive ai Galati, capitolo 6, versetti 14-17. Per me non esiste altro vanto se non che la croce del Signore, vanto Cristo crocifisso. E i santi che oggi nominiamo e invochiamo ce lo dimostrano, in modo particolare colui col quale iniziamo questo nostro percorso, Francesco d'Assisi, che non gliene bastava una di Quaresima perché ne viveva addirittura cinque. Ma che vuol dire, Don Roberto? Francesco è stato saggio, non è un complimento che gli faccio, non necessita del mio complimento. Francesco come Gesù, Giacomo come Gesù, Gesù vive la sua Quaresima. Noi nel nostro percorso liturgico la poniamo prima della Pasqua, l'evento fondante della nostra fede e del nostro credo. Gesù, lo sappiamo, vive la sua Quaresima prima della missione, prima di quella che i Vangeli chiamano la vita pubblica. Vive la Quaresima per un'intensa comunione, per un'intensa intimità con il Padre. Francesco, potremmo dire, nei momenti fondamentali, nelle tappe fondamentali della sua vita personale e vita che lui era ben consapevole che diventava sempre più un'offerta, un dono, un'attrazione, ciò che si è vissuto, si vive, si viverà nella dimensione francescana, no? della fede all'interno della Chiesa. Francesco vive queste tappe con la Quaresima, quindi non ci sia altro vanto, non ci sia altra spinta, non ci sia altra motivazione. E ciò che rende Francesco poi icona, l'Alter Christus, icona del Cristo crocifisso, lo viverà, avrà questo stupendo, unico dono delle stimmate proprio nella Quaresima che lui decide di vivere sul Monte della Verna un paio d'anni prima di concludere la sua storia terrena, la sua giornata terrena. E non credo che ci sia modo di migliore di presentare il servizio che vogliamo presentarvi adesso, quindi siamo pronti per partire per quel luogo incantato che è il Santuario della Verna. In questo momento ci troviamo nella Cappella delle Stimmate, che è il luogo più santo di questo sacro monte. In questo luogo San Francesco nel 1224 riceve le stimmate e questa cappella, questa piccola cappella, viene edificata nella metà del 200 proprio intorno alla roccia sopra la quale Frate Leone trova Francesco stigmatizzato la mattina. San Francesco viene alla Verna varie volte e sempre per vivere la Quaresima in onore di San Michele Arcangelo. La Verna era già un luogo di culti micaelitici, culti che si sono protratti addirittura fino al 1700. Si parla appunto del rito della incubatio che nella notte di San Michele veniva fatto in una grotta santa che con molta probabilità è proprio il Sasso Spicco, la grotta dove San Francesco amava recarsi a pregare. Nel 1224, durante la sua ultima visita al Monte della Verna, San Francesco arriva anche al vertice della sua esperienza spirituale. E anche questo momento possiamo dire che è veicolato, accompagnato da una presenza angelica, perché il Cristo crocifisso e risorto che appare a San Francesco, lasciandogli anche nella carne il sigillo della sua passione e della sua Pasqua, è per così dire sorretto, accompagnato, portato alla presenza di Francesco da un serafino fiammeggiante. E questa immagine così particolare è citata da quasi tutti i biografi antichi di Francesco e soprattutto la ritroviamo in un documento di capitale importanza che è la cartula, una piccola pergamena che Francesco scrive e che dona a Frate Leone con le lodi di Dio Altissimo, la preghiera che compone dopo le stimmate e la benedizione a Frate Leone. Una testimonianza veramente antica e attendibile. Perché il serafino?
perché i serafini nell'angelologia sono quegli angeli che bruciano di passione, bruciano d'amore al cospetto di Dio. E allora Francesco vive la sua esperienza proprio in questo modo, bruciando d'amore, bruciando di passione, un amore appassionato nei confronti del Signore, per questo la sua spiritualità è una spiritualità serafica. Nei fioretti di San Francesco troviamo un racconto di una di queste quaresime vissute dal poverello d'Assisi. Fa specie vedere quanto non sia quello che viene tolto alla sua vita nella privazione. Vediamo, viene raccontato che si porta due panetti su un'isola e ritorna con solo mezzo panetto mangiato nel vivere questa quaresima, ma è quanto di più quello che trova nel vivere con gioia questa quaresima. Fratelli cari, io come uomo, come prete, seppur inginocchiato, umilmente desidero ciò che accadde a Francesco, certamente non ciò che lui ha vissuto con la sua intensità, con la sua santità. Francesco desidera avere nel cuore, dice al Signore, l'amore tuo per gli uomini e avere nella sua carne, nel suo corpo, i segni della tua passione, che sono segni dell'amore. Francesco è il primo uomo, è il primo uomo che riceve il dono delle stimmate. Avremo Padre Pio secoli dopo come primo sacerdote che ha questo stupendo dono, ma Francesco è il primo uomo che riceve il dono delle stimmate. E se pensassimo bene, intensamente, il capovolgimento che ha avuto Francesco d'Assisi. Conosciamo la sua vita, il Francesco prima della conversione, il Francesco durante, il Francesco dopo la conversione, la grande fatica anche ad essere accolto. Ecco, io più di me, certamente anche il padre che abbiamo ascoltato, no, può dirlo. Fatica perché l'intensità con la quale lui vive l'incontro. Rapisca, o Signore, il cuore mio, l'ardente dolce forza del tuo amore. Rapisca l'ardente dolce forza del tuo amore, il cuore mio. Ecco che allora lui è continuamente riempito e è così pieno, così colmo, che, lo ripeto, viene guardato, ammirato, apprezzato, un po' anche temuto, come a dire: io come arrivo a ciò che tu vivi, come arrivo ad avere ciò che ti è stato donato. Ecco, certamente Francesco non è preoccupato di questo, ma Francesco vuole essere l'immagine, l'icona del Cristo. Ogni giorno a Laverna, a quella cappella, lo sappiamo, alle 15 c'è la processione alle stimmate, proprio per fare memoria di ciò che accadde in quel luogo, ciò che adesso abbiamo ascoltato. E sappiamo perché il serafino, sappiamo perché la misura colma d'amore. E Francesco in questa sua quaresima, ecco, ottiene questo dono unico, che, lo ripeto, lo ritiene il primo nella storia ad aver avuto una tale somiglianza con il Signore. Ma sappiamo bene da lui, lo comprendiamo meglio anche oggi, dentro a questa quaresima, quanto lui, il dono che ottiene, lo ripeto, è per questa forte somiglianza, per questa forte intimità con il Signore. Sceglie Laverna per questa quaresima. No, non si ferma in convento, non si ferma fra i frati, ma ecco, tutto ciò che poi nel messaggio biblico, tutto ciò che la scrittura ci dice sul significato del monte, sul significato, no, della salita e dello stare con, Francesco ci dona questa icona. Roberto, tra poco parleremo anche di altri santi che hanno vissuto le stimmate. Tu hai citato Padre Pio, Santa Rita ha portato quella stimmata, sì, in fronte, Santa Veronica Giuliani ha vissuto, sì, il peso, sì, proprio della croce. C'è però qualcuno che ha camminato sulla via di Francesco e sulla via di Francesco adesso riposa. È il beato Carlo Acutis, un giovanissimo ragazzo che
i nostri telespettatori conoscono bene, e abbiamo chiesto alla mamma Antonia Salzano di raccontarci che cos'era la Pasqua per suo figlio. Guardate che risposta ci ha dato. Carlo era un bambino come tutti i bambini, un bambino ordinario che faceva una vita ordinaria, ma che spalancando le porte a Cristo ha fatto sì che la sua vita sia diventata straordinaria. Nella sua vita Carlo ha sempre cercato di farsi prossimo, e anche in punto di morte, quando gli chiesero ma soffri molto i medici, lui rispose c'è gente che soffre molto più di me. Certamente per Carlo la Pasqua era il momento più importante, perché ci ricorda a tutti che siamo tutti chiamati all'infinito, no? Carlo scriveva che il nostro cognome è infinito, il nostro nome è infinito, da sempre siamo attesi in cielo. La nostra patria non è questa terra, ma è il cielo. Carlo aveva una grande devozione per la Divina Misericordia, la misericordia di Dio, che per Carlo era proprio il fatto della morte in croce di Cristo, da cui sono, dal costato ferito, sono scaturiti acqua e sangue, che i sacramenti, che per Carlo sono la nostra salvezza. Ecco, la grande misericordia di Dio sono i sacramenti, tra cui l'Eucaristia, che Carlo chiamava la mia autostrada per il cielo. Ecco, Carlo ha offerto la sua vita affinché la Chiesa sempre più, l'Eucaristia trionfasse nella Chiesa, perché ovviamente più i cuori si avvicinano a Gesù Eucaristia e più vi è il trionfo di Cristo sulla terra. Scoprire l'Eucaristia significa scoprire Cristo, che ha promesso io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E allora Carlo ci teneva tanto e ha fatto questa mostra, che poi sta viaggiando tutti i continenti, è stata anche adesso recentemente, sono state portate le reliquie di Carlo negli Stati Uniti. Ma perché? Perché è importante, perché la gente non si rende conto, diceva Carlo, se si rendesse conto le chiese sarebbero talmente piene che non si riuscirebbe più a entrare. La Chiesa è quella che poi deve attestare, no? Il fatto di essere beati, santi, venerabili. Ecco, per me come madre, io dico santo nel senso, diciamo, virgolettato, perché è un bambino che certamente è una vita sempre spesa per gli altri, sempre col sorriso, mai un lamento. Ecco, veramente Carlo mi ha insegnato tanto, a me. Ho proprio capito che veramente bisogna vivere la vita in chiave di assoluto e non di transitorio, perché purtroppo noi spesso pensiamo che tutto si risolve in questa vita terrena, che è una vita orizzontale, e non vediamo l'aspetto verticale, che invece è l'aspetto più importante della nostra vita. Prendiamo spunto da questo servizio di Simone Nestori per capire anche l'impronta che ha lasciato Carlo, l'importanza soprattutto per i giovani. Ci vogliamo collegare con Don Federico Mancusi, parroco di Santa Teresa di Calcutta a Livorno, a cui diamo il buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno in studio e buongiorno a tutti i telespettatori. Se c'è un segno che è stato lasciato da Carlo, ecco, quel segno voi lo vivete in prima persona nella vostra parrocchia, ed è qualcosa che è legato proprio a una cappella che c'è da voi. Sì, è un segno importante che diventa sempre di più un luogo non solo di incontro con Carlo, ma di incontro con l'Eucaristia. Abbiamo qui accanto il tabernacolo dove facciamo l'adorazione dalla mattina alla sera, 4 giorni a settimana. E sperimentiamo ogni giorno anche l'intercessione di Carlo, il suo amore anche verso i bisognosi, e in questo momento stanno fioccando tante grazie, tanti segni, tanti modi che ci dice che il Signore ci ascolta, che il Signore ci ama. Addirittura qui accanto a me abbiamo un candelabro in cui attraverso internet si può mandare delle candele, dei segni, delle preghiere a Carlo, e da tutto il mondo addirittura segnano queste candele e vivono l'intercessione di Carlo. Ecco, Carlo, un ragazzo semplice, un ragazzo come tutti, che riesce ancora ogni giorno a richiamarci all'Eucaristia, a farci capire che la santità non è un qualcosa di alto, un qualcosa di lontano dalla vita di tutti i giorni, ma è possibile attraverso gli strumenti di grazia che il Signore ci dà: l'Eucaristia, la confessione, la preghiera, il rosario. Tante volte noi pensiamo e diciamo
come si fa a diventare santi? Ecco, santi è possibile. Carlo e i nostri fratelli come Francesco, come gli altri, ci dicono che il dovere del cristiano, la nostra Teresa di Calcutta ci diceva che il dovere del cristiano è diventare santi. Ecco, Carlo si dice che questa possibilità è forte, è immediata e in qualche maniera alla portata di tutti. Basta, come diceva la signora Cutis, aprire il nostro cuore a Gesù. Don Federico, io mi ricordo quando siamo venuti con le nostre telecamere che stavate inaugurando da poco la cappellina proprio dedicata a Carlo. In questo tempo che è passato, tu ci hai detto c'è un candelabro, ci sono arrivate preghiere da tutto il mondo, ci continuano ad arrivare preghiere da tutto il mondo, ma c'è una qualche storia che ti è rimasta particolarmente impressa, un grazie magari particolare che hai vissuto tu in prima persona, un aneddoto che ci puoi raccontare? Allora, oltre alle grandi conversioni, ci sono tantissimi ragazzi che qui trovo la sera in preghiera anche fino alle 8 quando chiudo la chiesa, qui al buio da una parte in silenzio. Abbiamo qui un libretto in cui vengono scritte le grazie, ma quello che certe volte è sconcertante, alcuni segni prodigiosi, e noi pensiamo che siano prodigiosi. Una signora, per esempio, che aveva il problema di una cancrena, che avevano purtroppo diagnosticato l'amputazione, fa la novena a Carlo e quando si presenta in ospedale per gli esami, per poi rientrare e per l'amputazione, dicono: signora, ci spiega che cura ha fatto, perché il piede lo lasciamo così com'è, deve fare una cura approfondita ancora, ma il piede gli rimane. Oppure un'altra signora che praticamente aveva, gli è stato diagnosticato un tumore all'utero di un grado alto malignità, fa l'operazione, gli fanno un'altra volta l'analisi dei tessuti e il tumore si è abbassato di grado, addirittura non farà più chemio, non farà più radio. Non sono miracoli, sono segni, piccoli segni di quanto i nostri santi ci stanno accanto. Segni non solo fisici, ma che fanno parte veramente anche di una conversione spirituale vera e propria. Don Federico, grazie per essere stato con noi e per averci raccontato, aperto anche noi le porte a questa cappella. Grazie infinite. Grazie a voi e buona. Una buona giornata a Don Federico. Don Roberto, abbiamo un minuto prima di andare in pubblicità. Sì. Un commento volevi fare? Una piccola parola. Ci conceda il beato Carlo Acutis, grazie anche a ciò che abbiamo ascoltato dalla mamma, da Don Federico, ci conceda di far memoria sempre di una sua parola. Nasciamo come originali, rischiamo di diventare fotocopie. Cioè l'intensità di Carlo, l'Eucaristia, la croce, Maria, il Rosario. Noi andiamo in pubblicità, ma rimanete con noi perché dopo la pubblicità abbiamo ancora da parlare non solo di Santa Veronica Giuliani, ma di Santa Rita. A fra poco. Torniamo in diretta di Buon Mattino e lo stiamo facendo con Don Roberto Fabiani, parroco di Santi Marta e Biagio a Marta. Sì. E con Don Roberto stiamo analizzando alcune figure di santità che ci possono e che ci accompagnano in questa Quaresima. Abbiamo visto San Francesco, l'Alter Christus per eccellenza, qualcuno che nel suo cammino è andato avanti come Carlo Acutis, e adesso passiamo alla parte femminile, Don Roberto. Sì. Si è intravista e qualcuno la conosce, qualcuno non la conosce ancora, Santa Veronica Giuliani, una mistica definita, sì, tra l'altro, la sposa del crocifisso. Capiamo prima chi è. Veronica, sì, nasce a Mercatello, ma fa la scelta della vita religiosa, entra nelle Clarisse Cappuccine, ha diversi servizi, diversi ruoli dentro la comunità. E penso proprio mentre esercitava il servizio di maestra delle novizie, la notte di Natale del 1696, nella preghiera, nella attenzione del cuore, veramente il Signore ha i suoi tempi che a volte non corrispondono, no? Magari a disegni nostri, percorsi nostri. La notte di Natale 1696 ha una visione, un calice, no? Che diventa anche simbolo della passione, calice dell'ultima cena, e già nel cuore ha
una stimmata, ecco, un'incisione. Si completerà, se posso dire così, questo dono nel Venerdì Santo 1697, quindi la Pasqua successiva a Natale al quale faccio riferimento, e Veronica, anch'ella, riceve i segni della passione. Veronica, sappiamo dalla sua vita, dalla geografia, nella sua preghiera, nella sua spiritualità personale, ha un continuo rapporto, una continua più che devozione al Santissimo Crocifisso. Certamente un contatto con il Signore che la rende sposa, la rende intimamente unita a Lui. E ripeto, fra il Natale e il Venerdì Santo ha questo incontro particolare. Tutto accade nella preghiera, tutto accade come conferma, ecco, di ciò che lei interiormente prova, vive e certamente trasmette alla comunità, alle novizie, alla comunità clarissa, dalla quale poi diventa anche madre badessa, responsabile e certamente apostola, perché con questo suo fervore diventa una forte icona, un'icona vivente. Ecco, a proposito della sua comunità, andiamo a conoscere fra loro l'eredità, sì, appunto, della sposa del Crocifisso. Andiamo a Mercatello sul Metauro con Serena Cirillo. Lei ha avuto sempre questo amore grande a Gesù. Lei viveva nell'epoca del Settecento, un periodo di grande rivoluzione anche nelle correnti filosofiche, e quindi questa lotta grande tra l'umanità e lo spirito lei la sentiva molto forte, e sentiva anche molto forte questa passione grande per il Signore Gesù. Proprio davanti a casa sua c'è una chiesa intitolata la Santa Croce, quindi questo mistero d'amore lei l'ha sempre vissuto fin da piccola. E nella cappellina noi abbiamo come reliquia la più grande quella dell'abito che indossava quando ricevette le stimmate. Non le ha ricevute. Il primo dono è stato l'incoronazione di spine a 33 anni, poi verso i 36 ha ricevuto il Venerdì Santo del 1697, ricevette le stimmate, e non solo le stimmate, poi ricevette anche i segni nel cuore, anche i segni della passione portava incisi nel suo cuore, tutti gli strumenti della passione. Aveva diversi fenomeni che nella sua carne riproponevano il mistero della passione di Cristo, tanto era la sua immedesimazione e incarnazione. Questo, al di là del fenomeno esteriore, ci manifesta la profondità di quello che il Signore fa con ciascuno di noi, perché veramente la vita del cristiano è Gesù che vive in noi, nello spirito. In lei lo ripropone, ce lo manifesta, ce l'ha reso visibile e scritto, proprio perché lo comprendiamo tutti che è per tutti i cristiani la vita in Cristo, l'immedesimazione, la configurazione a Gesù Cristo. Lei l'ha avuto anche attraverso questa manifestazione delle stimmate, ma in ogni cristiano c'è questa ripresentazione della presenza di Gesù, la trasfigurazione e trasfigurazione in Lui. E lei l'ha portato a pienezza, voleva solamente avere questo amore impresso. Tutta la sua vita lei cercherà Gesù, e solo in punto di morte dirà alle sorelle: finalmente l'amore si è fatto trovare, ditelo a tutte, ditelo a tutti, come segno proprio di questa ricerca che non è mai completa. Nonostante avesse avuto le stimmate, tanti doni, ha continuato a cercare Gesù fino alla fine. Fa strano, Don Roberto, sentire che nonostante le stimmate, nonostante una vita completamente dedicata al Signore, una vita, tra l'altro lei sceglie il nome di Veronica proprio in onore alla passione di Cristo, nonostante questo lei continua a cercare Cristo nelle offerte, nei sacrifici. Addirittura il Signore le dice: sono gradite le penitenze che fai.
dico grazie a Santa Veronica, a nome mio, a nome dei credenti. Una certa predicazione ha fatto riferimento alla passione del Signore, lo dico umilmente, però con tono, come dire, pesante, come a voler incutere timore. Veronica completa la sua ricerca, i suoi giorni. L'amore si è fatto trovare. L'amore si è fatto trovare. Ha desiderato quindi essere tutt'una, Veronica, il nome stesso come tu dici lo esprime benissimo, però proprio per una ricerca d'amore, per una pienezza, perché con la crocifissione la croce non è più il patibolo, la pena di morte dell'impero romano che incuteva, no, terrore. Con la crocifissione la croce del Signore diventa il segno supremo d'amore. Veronica testimonia questo. L'amore si è fatto trovare. La pienezza, pienezza. Dell'amore, la pienezza proprio con la P maiuscola, la ritroviamo anche nella vita di Santa Rita. Sì. E a proposito dei segni portati su di sé, quella spina in fronte portata per 15 anni ci testimonia proprio questo. Rita nella sua preghiera è sempre inginocchiata davanti al crocifisso. Riceve la stimmata sulla fronte, sembra, 1443, la porterà fino alla morte. Ho saputo, non, sinceramente non sapevo questo, perderà quel segno quando farà un pellegrinaggio a Roma. Le sue consorelle volevano che lei venisse a Roma, ma senza mostrare questo segno. Accadde questo, scomparì per la permanenza romana, ma tornando a Cascia lo riebbe e lo ha portato fino alla sua morte. Questo ci porta anche a un tempo, quello della Quaresima, in cui spesso si vivono quei giovedì di Santa Rita. Oggi non è un caso che sia giovedì ed è il sesto giovedì di Santa Rita, che ci prepara poi alla festa del 22 maggio. Oggi è il giorno in cui si ricorda l'entrata in convento di Santa Rita, un'entrata tanto voluta, tanto cercata, tanto sofferta, bravissimo. Tanto sofferta. E in questa giornata, Don Roberto, stiamo per salutarci. Abbiamo raccontato un po' storie di santi che ci portano nella Quaresima, ma chi ci guarda da casa, come possiamo vivere questo giovedì insieme? Imitando Santa Rita, chiedendo aiuto a Santa Veronica Giuliani, intercedente per noi il Beato Carlo Acutis, diciamolo con umile coraggio, ecco, è un ossimoro, no? Con umile coraggio, Gesù crocifisso, ecco, imprimi nel mio cuore, da prete, da cristiano, cristiana, da battezzato, battezzata, da mamma, da insegnante, imprimi nel mio cuore l'amore tuo per, fossero le persone che incontro oggi, nel mio corpo i segni della tua passione non saranno le stimmate, sarà un rispetto per il corpo, sarà un'accoglienza dell'altro, sarà cominciare a avere un po' davanti al mio sguardo ciò che accadrà la notte del Giovedì Santo, un grembiule, un catino, un'acqua, Gesù che lava e bacia i piedi, segno di un amore, ancor prima di istituire il sacerdozio e l'Eucaristia, nella cena pasquale, fa questo gesto. E allora ci aiutino i santi che oggi abbiamo citato e venerato, incontrato, veramente a uno scorcio di Quaresima che ci resta ancora, con accoglienza. Forse non stiamo facendo i fioretti che ci eravamo previsti, non tante cosine che volevamo fare, tante, ma una, stare davanti al Signore, stare davanti al crocifisso. So tanti santi che ci dicono cerchi l'amore di Dio, sosta davanti al crocifisso e incarnarlo, cioè diventare come Francesco, Carlo, Veronica, Rita, diventare poli di attrazione, non di costrizione, di attrazione, no? Chi guarda voi, chi guarda me, chi guarda ciascun credente possa dire: ma se quello e quelli sì, perché io no?
ma Gesù è misericordioso e ci vuole così. Grazie Don Roberto grazie Fabiani per grazie essere stato con noi, per averci accompagnato in questa grazie giornata di Quaresima. Grazie. Grazie mille Don Roberto. Grazie. Ci spostiamo dall'altro lato dello studio per darvi come sempre l'appuntamento per domani. Se oggi è giovedì, domani ovviamente è venerdì, quindi non torna, ci piove. Torna a trovarci Don Romano, ma saremo anche in Vaticano per le meditazioni di Padre Raniero Cantalamessa. E adesso si spalancano le porte dell'ambulatorio medico di TV2000 con Monica, Fabiola e con il mio medico.